La stagione della Ferrari è stata positiva o negativa? Parliamone. Eccoci qui in questo nuovo video dal vostro FamiGamer90. Oggi sì, torniamo a parlare di Ferrari. Sappiamo da poco, da non molto, si è concluso il mondiale di Formula 1 e oggi andiamo a parlare della stagione della Ferrari. Vi dico se è stata per me positiva o negativa. Prima di partire vi ricordo il safety date, 1 gennaio 2024 a mezzanotte del nuovo anno. Vi ricordo che manca meno di un mese, quindi preparatevi perché sarà una sorpresa pazzesca. Beh, allora, sappiamo com'è stata la stagione della Ferrari, tutto sommato è negativa. Sappiamo com'è partita la stagione, arrancando abbastanza. In Bahrain il ritiro di Leclerc, perché se no sicuramente sarebbe stata forse una P3, e Sainz che ha fatto fatica per tutta la gara. Jeddah, tutti i due piloti Ferrari fanno tantissima fatica. In Australia è stata una gara pazza, dove non si è capito niente, Leclerc però out. C'è stata Miami, altra pista dove Ferrari ha fatto tanta fatica, dove si mangiava le gomme. Baku, vabbè, diciamo Baku era una pista dove Ferrari è andata forte con Leclerc, tranne che con Sainz che ha fatto fatica però. Ci ricordiamo Monte Carlo, tante piste dove Ferrari ha fatto tanta fatica. E ci ricordiamo tutti che, diciamo, che se la F1 75 fosse stata sviluppata fino alla fine, non dico che ti lottava per il mondiale, però secondo me Leclerc riusciva a lottarti per il mondiale almeno per molto molto più a lungo. E io, diciamo, mi ricordo, dissi, non credo che l'avevo fatto con un video, ma dicevo, hanno smesso di sviluppare la F1 75, però se la SF23 sarà un'auto poco competitiva, nel senso che ti fa fatica, poi lì la prendi in quel posto, e alla fine è stata così. E sì, hai provato in tutti i modi, ci hai provato a farla funzionare l'auto quest'anno, ma hai fatto quasi sempre fatica, come ci ricordiamo tutti. Perché anche la cosa che poi rende anche la stagione deludente è che si erano create tantissime aspettative quest'anno in Ferrari. Ci ricordiamo Vasseur, lottiamo per il mondiale. Vigna, che sarà un'auto senza precedenti, un motore, un'auto con velocità senza precedenti, e alla fine è stato tutto il contrario. E diciamo, già Vasseur ha pure ammesso che già Leclerc è rimasto scioccato nel simulatore. Non so se era stato prima di presentare l'SF23 o dopo. Però cavolo, mi chiedo, se sapevi che già Leclerc era rimasto scioccato nel simulatore, già a inizio anno, però dipende anche se è stato così prima di presentare l'auto, o prima di costruire l'auto, o dopo aver presentato l'auto. Perché il fatto è che se tu hai detto questa cosa, praticamente sapevi di questa cosa, che già Leclerc è rimasto scioccato, e poi praticamente nei test dici lottiamo per il mondiale, Vigna ti dice sarà un'auto con velocità senza precedenti, praticamente quanto ci vuole ad ammettere puntiamo ad essere competitivi, perché Red Bull sarà di un altro pianeta. Allora, nessuno si sarebbe aspettato una Red Bull così tanto di un altro pianeta. Però, cavolo, se già sapevi che nel simulatore non la macchina non ti dava buoni segnali, mannaggia. Poi vabbè, dipende, come adesso è stato fatto sta cosa dopo i test o dopo la presentazione o prima della presentazione dell'auto. Praticamente hai dato aspettative che poi non hai rispettato, e questo è il più grande problema. Perché diciamo, vabbè, Binotto diceva puntiamo a vincere, vinciamo delle gare, e poi lì vabbè, diciamo, non è che dici
la F1.75 è stata meglio rispetto alla SF23, però se non dico male è stata solo un'evoluzione della F1.75, quindi con delle pance molto molto simili alla F1.75, che poi sono state stravolte a Barcellona, però ci ricordiamo non hanno funzionato subito bene. C'è voluto un po', ci sono voluti un po' di aggiornamenti per poi far funzionare molto meglio l'auto e si è visto. Da quando a Suzuka, diciamo, Ferrari ha portato un fondo nuovo, Leclerc ti è andato molto più forte e l'auto ti è diventato un po' più competitiva. Quindi, raga, secondo me la stagione della Ferrari è stata negativa, purtroppo lo dico a mia discolpa, e l'anno prossimo non ti puoi permettere un altro 2023 bis, assolutamente. Perché se fai un'altra stagione come quella di quest'anno, cavolo, poi lì sì che rischi grosso. Lì sì che poi, ok, si parla un'auto, Vassera pure ha detto che non sarà un'auto stravolta e questo non si sa se deve far preoccupare o meno. Si è detto auto molto simile alla RB19, però poi non sai se fai la fine della Aston Martin che dopo un po' ti cala. Ci sono molte incognite l'anno prossimo, però Ferrari sa che non deve più sbagliare. E che negli ultimi anni si è visto molte volte gli errori commessi da Ferrari. Ci ricordiamo nel 2020, diciamo che è stato quel che è stato con FIA che pensava che era un motore illegale, quello dell'SF1000 o dell'SF90. Quando poi con la Mercedes 2020 non è stato fatto nulla, e con quella, diciamo, della RB19 e RB18 non è stato fatto nulla, però, tipo nel 2019 hai fatto soltanto un'evoluzione, tipo della Ferrari del 2018, e sappiamo, vabbè, come è andata a finire. Quindi poi ci ricordiamo, nel 2016 hai fatto tante premesse, vinciamo il mondiale, quello e l'altro, e poi è andato tutto al contrario, diciamo. Quindi per me è stata una stagione negativa, purtroppo. E come ho detto, Ferrari l'anno prossimo non può più sbagliare. Quest'anno ci sono stati in mezzo gli errori dei piloti, e ok. Qualche strategia fatta a volte alla cavolo di cane, e ok. La macchina che a volte in certi weekend non andava, e l'abbiamo visto, tipo Ungheria, Budapest, tipo Zandvoort, Monte Carlo, Barcellona, soprattutto, vabbè, poi nella gestione gomme nel passo gara. Quindi l'anno prossimo non ti puoi permettere di fare un altro 2023 bis. Io spero che l'anno prossimo Ferrari faccia un'auto più competitiva e speriamo che sia così. Sapete, io sono fan sfegatato della Ferrari, ci tengo molto alla Ferrari e spero che da tifoso sfegatato e da gran tifoso di Ferrari che riesca a tornare a vincere. Però questa è stata una stagione negativa, secondo me. Vi ricordo il like per continuare a supportare tutti i prossimi video che usciranno su questo canale. Vi ricordo il like e vi ricordo l'iscrizione per continuare a supportare anche il canale, perché sapete, per voi è gratis, ma per me è veramente molto molto importante. Vi ricordo anche di attivare la campanellina per ricevere le notifiche di tutti i prossimi video che usciranno. E che dire? Ditemi sotto i commenti voi cosa ne pensate e dal vostro FabiGamer90 passo e chiudo!